Ciao, innanzitutto prima di iniziare questo video mi scuso con te perché non trovo più il microfono, la mia memoria ogni tanto ultimamente mi abbandona e per questo e altri motivi che ho deciso ultimamente di cominciare ad occuparmi di più anche delle mie competenze in materia di salute e benessere per migliorare le performance. Come sappiamo, non è sufficiente acquisire competenze giuridiche, tecniche, economiche, operative se poi la nostra salute ne viene meno. E io sto iniziando da pochissimo tempo a occuparmene, magari qualcuno di voi se ne occupa già una vita, io comincio solo ora, meglio tardi che mai. È per questo che oggi ho comprato un libro, The China Study. L'ho trovato interessante perché già subito sul retro ci sono una serie di schemi. Allora, e a me queste cose piacciono, no? Perché tendo possibilmente a schematizzare, tante volte mi dilungo in discorsi, però poi lo scopo finale è quello di trovare il modo di schematizzare. Allora, qui, per esempio, in uno schema nel retro mi dice: la genetica non è il fattore predominante nella genesi delle malattie. Interessante. Vari tipi di cancro sono correlati al consumo eccessivo di proteine. Ok, farmaci e chirurgia non curano le malattie di cui siamo affetti. Ecco, qua c'è scritto, ho trovato scritto, lo studio più completo sull'alimentazione mai condotto finora. Chiaramente uno dice, beh, probabilmente è di Colin pa Campbell, è il figlio Thomas Campbell. È stato scritto quel che serve per vendere, però poi aprendo effettivamente si trova uno studio e questo a me interessa particolarmente perché quello che consigliamo sempre noi è quello semplicemente di cercare di ragionare con la propria testa, quindi preferisco leggere degli studi che delle opinioni. Poi la cosa che più mi è interessato è proprio il filone di pensiero di chi ha condotto questo studio. A un certo punto, premesso che io tuttora non sono vegetariano, vegano, probabilmente lo diventerò, ma non è questo il punto, ciascuno sceglie la propria strada, no? Ma mi interessa proprio il tipo di approccio. Qua a un certo punto dice: in una dieta vegetariana ci sono alcuni cibi fantastici che diversamente non avreste mai scoperto. Forse non mangerete tutto quello che volete, ma gusterete un mucchio di cibi squisiti. Poi starete meglio anche dopo un mese, quindi novità, comincerete a star meglio. La maggior parte delle persone si sentirà meglio e probabilmente perderà anche un po' di peso. Cercate di fare gli esami prima, quindi una verifica prima e una verifica dopo, qualora si volesse fare un tentativo di cambiamento di regime in un mese. Poi dice questo, e questo mi ha comprato, questo mi ha comprato, dice: la cosa più importante è che scoprirete che è possibile. La dieta potrà piacervi o meno, ma almeno alla fine del vostro periodo di prova saprete che è possibile. Potete farcela se volete. Tutti i benefici in termini di salute di cui abbiamo parlato in questo libro non sono esclusivo appannaggio di monaci tibetani e di individui fanatici dalle abitudini spartane. Li potete ottenere anche voi, è una questione di scelta. Ecco, questo modo di ragionare, di pensare, di scrivere, mi appassiona. Poi ci sono altri punti. Desidero anche offrirvi qualche consiglio per il primo mese. E ne elenca alcuni. A un certo punto dice: seguite una dieta varia. La combinazione di cibi diversi è importante sia per procurarsi tutte le sostanze nutritive necessarie, sia per mantenervi interessati alla dieta. Ecco, quindi ecco, non ci guadagno nulla naturalmente, è per Books Coaching, libri di coaching, The China Study, secondo me un libro veramente importante perché rispetta i canoni nei quali credo, ossia quelli di trasferire competenze, conoscenze e informazioni che lascino le persone indipendenti nel pensiero, aiutandole magari anche a diventare indipendenti nel pensiero. Cominciamo un po' a pensare alla nostra salute, perché sicuramente questo è un ottimo strumento di crescita. Buona giornata!